2.378 bici e 347 monopattini sono i passaggi registrati nei casalli ciclistici di Pescara, i luoghi nevralgici degli spostamenti cittadini dai 16 contabici, 11 donne e 5 uomini della FIAB, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, dalle 7.30 alle 9.30 di questo venerdì 17 settembre, nell'ambito dell'undicesima settimana europea della mobilità sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre. Come ogni anno, la campagna nazionale diventa l'occasione per promuovere l'uso della bicicletta per gli spostamenti in città, favorendo una consapevolezza nuova sul tema della mobilità sostenibile. Nel dettaglio, 1.516 uomini e 862 donne, pari rispettivamente al 63,75% e al 36,25% delle 2.378 bici totali, sono stati contati questa mattina dai volontari della FIAB, che però, come spiega Giancarlo Doardi, coordinatore della FIAB per Abruzzo e Molise, hanno anche registrato un preoccupante calo dei passaggi di ciclisti rispetto alle precedenti edizioni della campagna nazionale. FIAB organizza la settimana europea della mobilità sostenibile, tante iniziative, proprio oggi c'è il bike to work, cioè andiamo in bicicletta al lavoro, a scuola, e quindi ogni venerdì di ogni anno dal 7:30 alle 9:30 in 15 stazioni abbiamo fatto sempre il solito conteggio. Quest'anno abbiamo constatato un calo molto forte, eppure le condizioni climatiche non erano affatto avverse. Da una prima ricognizione, rispetto all'anno scorso ci sono 700 unità in meno, come anche rispetto a 2 anni fa. E questa cosa ci lascia molto perplessi, così interdetti. La strada parco tiene più di 400 passaggi, ma tiene anche via Regina Margherita, lì dove in effetti c'è una presenza consolidata dell'asse viario dedicata alla bicicletta. Lì la frequenza di passaggio si mantiene significativa. Ha un'idea, ve la siete fatta? Beh, chi ha fatto il monitoraggio questa mattina ha fatto un'amara constatazione. Troppe auto, tantissime auto in tutti i posti che noi abbiamo, dove abbiamo fatto il monitoraggio. Qualcuno ha detto: ma che fine ha fatto il bonus bici? Non so se troppe strade per le auto, troppi parcheggi per le auto, forse va attuata una politica incisiva sulla riduzione della mobilità automobilistica. Ecco, se non interveniamo su questo fronte è difficile che l'altro si sviluppi.